Minardi Claudio, Fabio Di Benedetto, per Palazzolo 5 Stelle, Ava Radio. Ma noi sa cosa facciamo? È vero che un lascito di una persona facoltosa che ha predisposto questa cosa, è vero? No, allora vedi che sono già le leggende. E allora vedi la taglia che guarda, lascia perdere. Che... No, ma ci sono un sacco di strane notizie in giro. Però voglio dire, dovrebbero mettere un cartello lì come l'ha messo lo Zelando e le altre parti, che ti spiega cosa vuol dire Ave Maria lì. Perché così hanno deciso, allora, di metterle. L'ha fatto un'azienda in concordo con delle amministrazioni. Cosa avviene? Che le amministrazioni, mettendo un servizio di questo tipo, risparmiano un sacco di soldi. Sullo smaltimento dei rifiuti. Se voi fate il calcolo di quante bottigliette si prenderebbero sul mercato, io 100 euro l'anno è di risparmio. Ci credo, perché io devo bere 3 litri di acqua al giorno ed è un traffico. Si vede. No, per altri motivi, però voglio dire, e tra l'altro metti nel carrello, togli dal carrello, metti sulla macchina. E ho detto, ho un sacco di plastica, solo delle mie bottiglie, quindi dico, sono andata a prendere questa, secondo me è un risparmio di acqua. Penso di un'altra cosa, cioè è rifiuto e non lo paghiamo. Allora, non lo paghiamo quando c'è la pubblicità, perché paghiamo il canone, comunque paghiamo le TV commerciali. Poi il rifiuto lo paghiamo quando acquistiamo l'acqua, perché è incorporato nel costo dell'acqua stessa anche. E poi lo paghiamo un'altra volta e non andiamo a smaltirlo. E poi se questo invece di essere smaltito lo portano gli inceneritori, paghiamo una quota anche quella, quindi l'amministrazione risparmia. Volevamo... Effettivamente, infatti io non sapevo se potesse venire a prendere con questo, detto magari è solo per... No, è per tutto, anche, per è per tutti, anche per quelli che non sono residenti, perché a Paratico. Mi è capitato a volte vedere delle fontane che c'era il divieto di prelevare con i contenitori più di tol litri. Praticamente c'era la fontanella, hanno prolungato la fontanella. Di là? Ma è potabile? Che è potabile quella là? Perché là avevano messo acqua non potabile, perché avevo sentito che durante i temporali come tutte le fontane, come tutte le fontane, quella è naturale? Sì, vabbè, ma guardi, vada. Ecco, eccoci qua. Allora, bevi spesso il latte qua? Sì. È buono? Sì. Ma prendi solo latte o anche lo yogurt o altri prodotti? Sì. Come ti chiami? Mirko. Quanti anni hai? 6. Bravo, bravo, così si fa. Perché si risparmia economicamente e si inquina di meno. Bisognerebbe esportarlo in tutti i comuni, vero? Sì. Se lo dice lui. Come mi hai detto, sei di Paratico, no? Sì. Quindi sei a conoscenza che a Paratico ci sono questi, c'è questo punto acqua di servizio? Sì, sono venuto a conoscenza qualche settimana fa, guarda caso in fase elettorale, non so se sia dipeso dal sindaco attuale o altro, però ho notato questo. Ora, rimanendo comunque nel merito del servizio che danno i punti acqua, tu cosa ne pensi? Lo utilizzi, pensi conveniente? Utilizzo, penso che a livello di informazione e utilità sia molto importante, perché dà intanto conoscenza di un servizio che potrebbe a livello ecologico servire parecchio per quanto riguarda lo smaltimento appunto delle plastiche, per il costo stesso dell'acqua minerale da comprare al supermercato, e poi comunque è un investimento importante e utile per la comunità, che però non deve essere abusato. Sei uno dei pochi cittadini informati, ne sei reso conto di questa cosa? Sì, purtroppo viviamo in un paesino di provincia, quindi c'è parecchio bigottismo, adesso verrò linciato per questo, però è vero, cioè, obiettivamente parlando c'è cioè, questa cosa, c'è cioè, la mentalità del pensare al bene preciso alla propria famiglia e luogo familiare, fregandosi di quello che è il resto. Ma sì, ma si è notato questo comunque anche in fase elettorale. Complimenti, se ci sono giovani. Ti informi su internet? No, io cioè mi informo su internet, mi informo attraverso anche i pareri delle persone che mi circondano e mi faccio le mie idee. Siamo a Paratico, in provincia di Brescia. Ecco un punto latte, uno dei tanti che si sono posizionati già in Italia. A Palazzolo esiste già ed è comunque una buona cosa, bisognerebbe
incentivare queste forme di filiera corta e potenziarle, perché i cittadini ne hanno estremo bisogno. E poi è un bene anche per la collettività, si parla di risparmio economico, risparmio anche ecologico. Buono latte, lo beve sempre. Dici che conviene prenderlo qua piuttosto che andare a prenderlo al supermercato? Per me conviene, è fresco e buono. Ma utilizza anche altri prodotti che ci sono in vendita, tipo formaggi così? No, quelli non li ho mai presi. Ah, detersivi alla spina, cose di questo tipo? No, non li ho mai presi. Ok. Più avanti li proverò. Sì, perché si risparmia anche dal punto di vista del rifiuto. Okay. Risparmio economico, risparmio energetico e risparmio sul rifiuto. Va bene. Ti ringrazio, buona serata. Questo? Prova assaggio. Assaggiamo, va. Bella fresca. Assaggiare anche a me. Frizzante fresca. Adesso non è una bottigliera. No, è buona. Tenere la più alta. No, ma è uguale. Vedi? Mi metto su davanti il dito. Ne fa un mese.